1971 Genova ha più di 800.000 abitanti, il suo record demografico. Qualcuno parla di una città da 1 milione di abitanti nelle prospettive più vicine. 90.000 sono addetti all'industria. Ansaldo, Italsider, Italimpianti, Fincantieri, una potenza operaia senza precedenti. Una potenza politica anche del PC, veramente geometrica, ma le crepe sono già tutte aperte. Nel 74 la domanda interna dell'acciaio crolla di colpo del 45%. Sono i segni premonitori della crisi devastante degli anni 80 che sconvolgerà la siderurgia in Europa. Ma l'Italsider in quegli anni vuole dire a Genova la forza dell'architrave importante di tutta una intera economia. Nella fabbrica, nei suoi valori, si riconosce tutta la società genovese, compresa la Chiesa, che in quei decenni è la Chiesa del cardinale Giuseppe Siri, il cardinale principe che sarà arcivescovo della città dal 1945 al 1987 e attraverserà tutta l'età dell'acciaio genovese e inventerà i cappellani del lavoro dentro gli stabilimenti, Cornigliano il primo luogo. Questo nascita e consolidamento dell'industria, come lei ben sa, è nato nel 1853 con Ansaldo. E poi Ansaldo è andato crescendo, sviluppandosi. Nel 1900 è arrivato l'impero della San Giorgio. Poi prima c'era stato all'inizio del Novecento, c'era stata l'Ilva, Altiformi, Acciaierie d'Italia. E giustamente Genova è stata in passato denominata la Manchester italiana, perché è stata la culla della grande industria in Italia e poi specialmente anche dopo la guerra col concetto dell'economia mista, la industria manifatturiera avanzata genovese ha rappresentato un po' la spina dorsale produttiva del nostro paese. E il ruolo della Chiesa, qual è stato? La Chiesa genovese ha superato un pochino questa, nel mondo del lavoro, questa contrapposizione che c'era già un po' durante la guerra e dopo tra, diciamo, Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Quindi al di là sono state fatte delle letture anche molto approssimative, molto imprecise di questo. Al di là di tutto la Chiesa ha dimostrato capacità di dialogo nel mondo del lavoro in modo veramente eccezionale. Uno dei meccanismi fondamentali di questo dialogo è stato il ruolo dei cappellani, che sono entrati in fabbrica quando e per idea di chi? Sono entrati in fabbrica nel 1943, ma all'inizio del 1943. E per una, diciamo, il detonatore di questa presenza è stato un fatto veramente, in un certo senso, pittoresco, perché il cardinale Boetto era andato in visita alla San Giorgio di Sestri, che in allora approssimativamente penso che contasse oltre 10.000 dipendenti. E il cardinale Boetto è stato in un certo senso contestato, al di là, diciamo, di tutta la vigilanza che c'era allora da parte della polizia, eccetera, è stato contestato. Tornando in arcivescovado, ai suoi collaboratori, a Monsignor Torazza, dice: non sono stato accolto bene, ma la colpa non è dei lavoratori, la colpa è nostra che non ci siamo fatti conoscere a sufficienza. Quindi d'ora innanzi io dispongo che i preti cerchino di andare in mezzo agli operai a dialogare con loro, a sentire, a essere loro vicini. È nata così. E c'erano dei dubbi allora sul fatto che Genova potesse non essere una città industriale? Direi proprio di no. Anzi. Direi proprio di no. Perché insomma, se mancano l'industria siderurgica, tra l'altro nel bel mezzo di una città, quindi non è il massimo per la salute, perché poi se ci sarà qualche domanda a proposito, insomma,
la gente lì si pigliava la silicosi. Ecco, qual era il rapporto tra chi lavorava e l'ambiente in cui lavorava e la città intorno? Ma l'ambiente che si lavorava, per i primi anni non ricordo che ci fosse granché, come dire, diatriba. Dopo ci fu il comitato donne di Cornigliano. Certo. Negli anni 80. Negli anni 80, 70, un po' di anni 80. Dopo, che allora ci fu un po' di contrasto, ci furono molti incontri, scontri, ma si cercava di trovare una soluzione, perché magari le stesse donne che facevano il nostro comitato, i loro figli o mariti lavoravano in tal sede, quindi c'era questa contraddizione, come c'è sempre stata, tra ambiente e lavoro, insomma salute e lavoro. A quei tempi, quando iniziò la sociologia, dopo la guerra, la sociologia era voluta fuori di popolo. Prendiamoci chiaro, anche la seconda, il rifacimento della CEVI a Genova, era voluta fuori di popolo. Perché occupava un sacco. La volevano tutti, non c'era niente, nessuno protestava, non esistevano i Verdi, non esisteva nessuno, tutti volevano la sociologia. È che la gente cambia idea nel giro di 2 anni, mentre invece gli impianti per fortuna durano un po' di più. Quindi questo problema non esisteva. Assolutamente. E diciamo così, quella che poi è stata definita la deturpazione di una parte della città, l'inquinamento. Nessuno che io ricordi è mai venuto a parlare di queste cose. La cartolina, se si può provocatoriamente chiamare così, della grande crisi è l'irruzione degli operai Tal Sider al Festival di Sanremo, sul palco, nel febbraio del 1984, apice di visibilità con l'intenzione di bloccare l'evento Canoro e con il risultato di segnalare al mondo che la crisi è arrivata al massimo della sua profondità e della sua pericolosità. Pippo Baudo ospita le tute blu e i caschi sul palco, interrompe gli acuti del festival che sarà vinto da Albano e da Romina con la canzone Che sarà. Cornigliano si salverà per un po' con i prodotti lunghi, poi nascerà e morirà il COGEA, Consorzio Genovese dell'Acciaio, che metterà insieme i più importanti produttori italiani dell'acciaio, Riva, Lucchini, Bellicini, Regis, Sassone, con la Finsider ridotta nell'azionariato al 25%. Ma questo è il passo d'addio dell'acciaio pubblico a Cornigliano. Non basterà l'arrivo del Papa Benedicente Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, in fabbrica nel 1985. Le tonnellate prodotte nel 1987 sono poco più di 700.000. Il deficit è di 43 miliardi su 53 miliardi di fatturato. La Finsider lancia l'SOS, il COGEA si scioglie. Suona a Cornigliano l'ora dei privati, l'ora di Riva, della sua dinastia.